La SAC ritiene che non ci sia conflitto tra legalità e sviluppo, al contrario di quello che in qualche modo si è fatto credere da parecchi decenni a questa parte. Lo si è fatto credere in occasione della ricostruzione dopo la guerra, negli anni 60 per sostenere il boom economico, in tutti i momenti di crisi dell'economia. Per cercare di affrontare queste crisi spesso si è fatta questa contrapposizione tra legalità e sviluppo. Noi al contrario riteniamo che la legalità sia una risorsa strategica, direi un valore aggiunto per lo sviluppo della Sicilia. Quindi da questo punto di vista, come società di gestione dell'aeroporto, noi siamo per l'assoluto rispetto delle leggi, tant'è che abbiamo nominato l'organismo di vigilanza, abbiamo nominato i responsabili per la trasparenza e contro la corruzione, abbiamo istituito un apposito ufficio per il controllo della legalità. Quindi, per quanto ci riguarda, come dire, oltre a tutto questo, abbiamo sempre sottoscritto i protocolli di legalità in modo tale che le imprese che abbiano dei rapporti di lavoro, di prestazione di servizi nei confronti della SAC siano imprese sane, imprese pulite, perché l'aeroporto rappresenta una porta d'ingresso oltre che per la città, per la Sicilia, e questa porta d'ingresso deve essere, come dire, l'esempio in tutti i sensi, anche sul terreno della legalità. E con riferimento poi all'altra problematica che abbiamo messo al centro, quella cioè della cultura, è chiaro che non ci può essere legalità se non c'è cultura, intendendo per cultura acquisizione e trasmissione di idee, di valori, di competenze, di professionalità. Da questo punto di vista le due cose, come dire, si tengono, nel senso che se c'è cultura c'è anche legalità.